di domani ricorre tanto Sebastiano. Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Molise. Siamo a Termoli per rivivere il canto del San Sebastiano, il tradizionale canto popolare che rievoca la vita del santo martirizzato dall'imperatore Diocleziano. Restate con noi. Siamo con Giovanni Chimisso, anima del gruppo folcloristico La Iervelella. Quanti anni sono che ormai fate questo canto? Con loro sono praticamente da quando è nato, insomma. Noi cerchiamo di portare avanti tutte le tradizioni popolari che ormai si vanno perdendo, quindi cerchiamo di recuperare, anche visto che noi siamo un gruppo folcloristico, cerchiamo di cantare il folklore di Termoli, giustamente, però abbiamo anche delle canzoni dei paesi limitrofi che cerchiamo di riportarli alla luce, cosa che ormai non sono in pochi a conoscerle ancora. È difficile coinvolgere le nuove generazioni? Sì, molto difficile. Infatti qua si vede c'è Peppino Mascilongo che ha 74 anni, c'è quell'altro signore Paolo che ha 72 anni, io che sono il terzo ne ho 68 e poi diciamo siamo tutti quanti. Però un po' di nuove leve ci sono. Eh sì, l'abbiamo cercato di inserirle, però sono ancora, stanno all'elementare. Senta, quali sono gli strumenti tipici del canto di San Sebastiano? Qua al canto di San Sebastiano abbiamo, oggi ce ne stanno due, però noi abbiamo generalmente tre fisarmoniche, io con la chitarra e mandolino. Poi ci sta Mimmo che ha il tamburello, ci stanno due buffù, ci sta la famosa struccolatore che non è altro che quello che si usava una volta per lavare i panni. Ecco, lui suona la struccolatore, il buffù, vede. Il giro che fate per le attività commerciali e poi lungo il corso? Le attività commerciali, poi alle 7 facciamo tutto il corso e dopo il corso andiamo ad allietare una serata ai vecchietti. E poi abbiamo altri due ristoranti, praticamente chiuderemo verso mezzanotte se tutto va bene. Una tradizione a cui ci tenete, però anche termolesi subito si sono raccolti intorno a voi. Sì, diciamo, non voglio fare vanagloria, ma quando suoniamo noi ci si raduna tanta gente. Senta, un'ultima domanda, oltre al canto di San Sebastiano, quello tradizionale che conoscono tutti, avete fatto anche un canto in vernacolo termolese, cos'era? Sì, la Mazza du Castil, come le dicevo prima, stiamo cercando di portare avanti tutte le canzoni che praticamente riguardano la marineria, in quanto Termoli le sa benissimo, paese di mare, e riguardano anche l'agricoltura, come ci sta... riguardo l'immigrazione, perché c'è stata l'immigrazione come in tutti i posti d'Italia, quindi cerchiamo di portarli avanti come meglio possiamo. Quanti anni sono che partecipa a questo evento? Dall'85. Tantissimi, quindi. Moltissimi, sono uno dei più vecchi. Non manca mai. Speriamo di mandare avanti questa tradizione, qualche ragazzo nuovo è arrivato, speriamo che continuino. Intanto avete il cantante ufficiale che è giovane. Sì. Come ti chiami? Io chiamo Marco, faccio parte di questo gruppo da anch'io, saranno 5-6 anni. Quanti anni hai tu? Io ho 21, lo devo fare e possiamo dire che purtroppo ora pochi giovani seguono questa tradizione, suonare strumenti popolari, però vorrei fare un appello, seguiamola questa tradizione perché non tutti la seguiranno ancora, quindi è meglio iniziare da ora a farla bene che iniziare ad andare avanti e farla male. Tu come ti sei avvicinato?
Ma io, vabbè, siamo in famiglia, perché cioè, mio padre suona la fisarmonica, mia madre canta, io diciamo mi accingo a suonare la fisarmonica e quindi ho detto sì, ora ci provo e alla fine mi sono inserito molto bene e sono diventato ora cantante di questo gruppo molto sentito. Sei figlio d'arte, insomma. Sì, diciamo di sì. Di avere oggetto il proprio figlio, senza fede, senza cuore, senza avere un po' di dolore, senza fede, senza cuore, senza avere un po' di dolore. Io dico che questa qui, questa cosa che stanno facendo questi ragazzi qua, bisogna soltanto ringraziarli. In che senso bisogna ringraziarli? Io ci ho provato con tutte le amministrazioni, con tutte, gli ho detto che pure questa cosa qui che fanno questi giovani è semplicemente cultura. Siamo con Giuseppe Mascilongo, lei suona il bufù, si chiama così, giusto? Li faccio io questi qua personalmente. Come si fanno? Molto, molto semplice, questa è plastica, si fa un pezzo quadrato, 30x30, si mettono giù, si fanno i tiranti, si mette, innanzitutto si deve mettere una cosa qua di legno per farlo uscire sopra e far andare questa cannuccia dentro, perché una volta rotta questo si può mettere sempre un altro, se leviamo gli spilli se ne mette un altro. Poi c'è una spugna e un po' d'acqua, il gioco è fatto. Con l'acqua si suona questo, senza acqua non si suona. È faticoso? No. Facilissimo, perché questo si suona solamente così, vedi? Non è anche, non lo spingo neanche. Il tuo nome d'arte, Peppe? Qual è il nome d'arte? Ciurcilli mi chiamano a terra. Tu come ti chiami? Davide. Quanti anni hai, Davide? Te. Che fai, l'angioletto? Sì. Ti piace andare in giro con i grandi? Sì. E queste canzoni sono belle? Sì. Sono delle belle tradizioni questi canti? Bellissime, io non sono di qui, comunque bellissime sono. Però accompagnava con la canzone? Sì. Beh, ero trasportata dalla musica, bellissimo.